Poche riforme nella storia hanno avuto la fortuna di quella luterana. In pochi decenni si estende a macchia d'olio in tutto il nord Europa, appunto che all'inizio del XVII troviamo un continente perfettamente spaccato tra cattolici e luterani. Ma anche i paesi al loro interno sono spaccati tra cattolici e protestanti, ed anche le città, specialmente quelle dell'Europa centrale, e perfino le aristocrazie locali. Considera che a tenere alta la bandiera cattolica sono quattro superpotenze europee, come il Sacro Romano Impero, l'Austria e due paesi, Spagna e Portogallo, che possiedono metà del continente americano. Insomma, la guerra appare inevitabile. Già, perché la guerra di religione è soprattutto un pretesto per contenere l'egemonia di Austria, Spagna e Portogallo. I momenti di tensione sono molti, ma la scintilla che fa divampare l'incendio è quando il fervente cattolico Ferdinando II d'Asburgo diventa re della Boemia, che è a maggioranza ussita. Il 23 maggio del 1618 tre suoi emissari vengono gettati da una finestra del castello di Praga, in quella che passa la storia come la defenestrazione di Praga. I tre atterrano su una montagna di letame e ne escono illesi. Il fatto però basta scatenare la repressione dell'imperatore, che diventa sanguinosa allorquando i boemi incoronano re Federico V del Palatinato, che è un luterano. Federico V viene messo in fuga e i luterani perdono il primo round. Il secondo round vede impegnati la Spagna contro l'Olanda e la Danimarca di Cristiano IV, alleata della Francia, contro il Sacro Romano Impero. Nella battaglia di Lutter del 17 agosto del 1626 Cristiano IV subisce una sonora sconfitta ed è costretto a ritirarsi dalla guerra, con la promessa che mai più interferirà nelle questioni tedesche. Gustavo II, Adolfo di Svezia, vuole vendicare la disfatta dei danesi e invade la Germania. Ma nella vittoriosa battaglia di Lützen del 1632 perde la vita. Due anni dopo, gli svedesi vengono sconfitti a Nördlingen in Baviera e sono costretti alla ritirata. A questo punto inizia il quarto round, con la partecipazione diretta di Francia e Spagna, due paesi non luterani, ma entrambi in guerra per questioni di alleanze e interessi economici. Nella battaglia di Rocroi del 19 maggio del 1643 i francesi travolgono gli spagnoli e gli Asburgo si ritrovano così isolati e impossibilitati a proseguire la guerra. Il conflitto si conclude definitivamente nel 1648, 30 anni dopo il suo inizio, con la pace di Westfalia, che provoca di fatto la disintegrazione dell'impero. Ti sarà ormai chiaro che più che un conflitto religioso, questa sanguinosa e lunghissima guerra fu un modo per sistemare questioni interne ai vari casati europei. Ma se non ti è chiaro, ripassa da qui. Ripassa da qui.